aspettando accanto a me una vera e propria diva. Si tratta di Elena Martemianova. Eccola qui la nostra Elena, le voglio dedicare un grandissimo applauso. Un'artista che ho già avuto modo di conoscere proprio nella prima puntata di Passione Musica. Ogni volta che la invitiamo, insomma, lo dobbiamo fare con tempo perché lei ha tantissimi impegni, perché con la sua arte e la sua lirica gira il mondo intero. Certo, in questo momento un po' di meno, però insomma gli impegni che tu hai sono davvero, davvero molti. Elena è un'artista così affermata, così studiosa, perché lei studia in continuazione, che è riuscita a creare anche un suo stile proprio, cioè la lirica rock. Ha deciso di proporla anche qui questa sera a Passione Musica, ma soprattutto porta avanti questo progetto affinché i giovani ragazzi possano apprezzare questo stile che proprio per quanto riguarda i giovani potrebbe essere un po' desueto, ma anche loro stanno imparando ad apprezzarlo. A proposito di questo, della sua lirica rock, questa sera la nostra Elena ci proporrà un brano con cui nel 2012 ha vinto il Cantagiro. Si tratta della Tosca, mix Vissi d'arte, Vissi d'amor. Qui a Passione Musica, Elena Martemianova.
è stato un grandissimo onore averti qui con noi a Passione Musica, Elena Marte Mianova. Voglio anche così sottolineare che sicuramente tu nella vita avrai studiato tanto, studi sempre, però sono sicura che tu sei anche molto grata per aver ricevuto un dono come questo, perché lo leggo nei tuoi occhi, lo leggo nella passione che tu ci metti in ogni tua interpretazione. Dovrebbe essere sempre così. Dovrebbe essere sempre così nella vita, perché è quello che facciamo e trasmettere al pubblico meraviglioso, soprattutto in giorni nostri. Sono sicura che sarai riuscita a trasmettere al nostro pubblico. Rimani qui accanto a me, perché insieme annunciamo anche il prossimo artista. La nostra serata prosegue anche grazie a un videoclip che ci è stato inviato da Aaron Paris, dal titolo Mi Vida. Così continuiamo questo omaggio proprio alla vita, ringraziando Aaron, che ritroviamo con questo clip.